Beh, abbiamo detto che la quarta festa provinciale dell'USB, d'altronde come le precedenti, alterna momenti di riflessione, momenti impegnati, momenti di dibattito con momenti di aggregazione. E allora il momento della musica e nella fattispecie il momento della danza. Abbiamo al mio fianco Gabriele Ferri, lui è il coreografo della American Dance Academy di Talzano. Un grande lavoro, una grandissima quantità, un grandissimo numero di allievi impegnati, soprattutto i più piccoli. Ecco, noi vediamo, come dire, la performance di questa sera, ma c'è tutto un grande lavoro alle spalle, un sacrificio e in termini di insegnamento da parte vostra e in termini di apprendimento dei più piccoli. Certamente, allora c'è un grande impegno da parte nostra, soprattutto in queste serate di sensibilizzazione, quindi sociale, quindi vogliamo dare anche noi un contributo, un messaggio sociale con i movimenti della danza, con tutte le sue sfaccettature, le sue discipline e arte in che sia. Io dico sempre che la danza rientra nelle arti, è un'arte figurativa perché poi attraverso il corpo, attraverso il librarsi nei movimenti, si esprime quello che c'è dentro, si dà sfogo ai sentimenti e si permette di trasmettere emozioni. Certamente, è un'espressione quindi del corpo, espressione quindi dell'anima, è un momento, uno stato d'ansia, uno stato d'animo di quello che noi proviamo quando danziamo, quindi la danza è un'arte al 100% spettacolare. Quindi si trasmette il movimento del corpo, nonché il movimento quindi dell'anima. Quindi insomma bisogna ballare con l'anima e con la passione. Come va l'apprendimento dei più piccoli? Perché non è facile, bisogna anche fare un lavoro di psicologia, no? Perché l'adulto, il ragazzino, quindi 14-15 anni, già è più formato, ma il bambino bisogna saperlo prendere. Allora c'è la predanza, noi praticamente facciamo predanza per i bambini dai 3 ai 6 anni. La predanza cosa significa? Danza sotto forma di gioco, quindi li approcciamo alla danza con il gioco. Li facciamo ballare sì, però li facciamo anche giocare al contempo. Si intravede qualche futuro talento? Certamente, i talenti ce ne sono tanti, speriamo che coltivino sempre più questa passione perché, ripeto, la danza è una passione.